Il premio del cuore, così Enzo Avitabile ha definito la medaglia d'oro consegnatagli dal Comune di Napoli per la sua carriera artistica. Maestro poliedrico di musica che ha saputo sviscerare l'identità accogliente di Napoli, spaziando dalla tradizione al soul e parlando con i propri testi dell'umanità nella sua visione cristiana della vita e non abbandonando mai la sua Marianella. Mi rende orgoglioso innanzitutto ricevere questo riconoscimento dalla mia città, riceverlo dal sindaco De Magistris, che oltretutto è Luigi, amico mio, condividerlo con Andrea Ragusa, condividerlo con la musica della mia città da Pergolesi ad oggi, condividerlo con le persone di famiglia come mia moglie Maria che è volata via prematuramente con le mie figlie. Diciamo, è un momento di grande emozione, di grande felicità. Condividerlo con l'attenzione alle periferie del mondo, a quelle della mia città, al mio quartiere Marianella. Ma insomma, è un momento magico, di grande cuore. I momenti tipici di tutte le realtà, diciamo, un po' difficili da portare avanti, ma oggi è un momento critico del mondo che per una questione proprio economica generale, no? A volte è anche una questione di geopolitica in questo senso qua. Però uno tutti i giorni cerca di portare avanti un discorso e cerca giustamente di reagire a quelle che sono le crisi internazionali.